Ieri c'è stata una frana qui, oggi è una giornata idilliaca, il vento mi sta spostando, volevo riprendervi questi granchietti da scoglio che noi chiamiamo magna merda, chiamiamo magna merda. In fondo il Conero, Sirolo, la Grotta dei Lavi e qui siamo sotto la Bianchelli dove ieri ha franato più o meno in quella zona lì. Questa è la spiaggia del Frate e lo scoglio del Frate visti dal mare. Questa è la canoa e queste sono le mie zappate, sono le cozze fioranti, le nostre cozze qui a pieno. Anche se sarebbero buone per farci un sughetto, ma non le prendiamo in genere, ma qui sotto è in genere pieno, qualsiasi scogliera fiorante o sommersa ne ospita naturalmente a milioni, anche se qui poi la gente dall'entroterra viene con intenzioni comunque fino a, mi sembra, 3, dai 3 ai 5 kg è consentito. Ma c'è un'abbondanza notevole, guardate, affioranti, quanti ce ne sono? Ecco, qui dietro c'è anche un sub, un sub al palloncino che sta cercando di prendere qualche pavulo, qualche granchio che invece è vietato. 1.000 euro di multa mi sembra che ci sia per chi trasgredisce. Piani, ecco, comincia a popolarsi, siamo alle 7:30 circa del mattino di una domenica di luglio. Ecco il pezzo che si è staccato dalla Bianchelli. Ecco, adesso arriva un po' di onda, un po' di mare e arriva là, c'è un gabbiano che si lamenta. Cosa sarà successo? È rimasto sotto il nido? È rimasto sotto il nido? Campanile. E siamo nella mitica spiaggetta Urbani di Sirolo. Il nome viene da quella grotta giù in fondo là, la grotta Urbani, e la spiaggia quindi di conseguenza spiaggia Urbani. Oggi questa è l'acqua. Guardate che fioritura di alghe. E qui dietro il nostro Monte Conero.